Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 10 ottobre 2024. E qui, boh, non so, come cantava Cocciante, no? Un giorno bene, un giorno male, lo sai? Qui oggi, boh, un'altra volta di merda. Sono venuto a camminare un po' qui sul mare, ho toccato lasciare anche la macchina. La macchina, una stradina laterale, se no me la riempie di sale. E adesso devo andare a casa a fare la doccia io. E vabbè, dai. Tanto non è di questo che vi volevamo parlare. Allora, facciamo due chiacchiere, dai. Un po' così a random. Allora, da dove comincio? Ah, ho visto quel ragazzino, ma non lo voglio chiamare ragazzino perché lo reputo dispregiativo. Quel ragazzo Andy Lumere lì, Lumere, Andu, Andu Lumere lì che fa i video prevalentemente short, visto che ha già raggiunto 12.000 iscritti in un mese di oh, un'ascesa travolgente, un'ascesa veramente, veramente forte, dai. Gli auguro tutto il bene del mondo perché mi sembra un ragazzo semplice, un ragazzo quadrato, un ragazzino in gamba, un ragazzo, non un ragazzino, un ragazzo in gamba che sa il fatto suo e prende la vita con ironia e non si piange addosso, dai. Solo, bimbo mio, se continui così, poi ti verrà fatto delle domande specifiche e dovrai rispondere sul merito, dove facevi le rotonde, dove ti lavi le mani, dove hai fatto la seconda pausa. Se sai cambiare una gomma, poi ti verranno fatte quelle domande lì. È scontato come polli all'esse lunga che arriveranno quelle domande lì. Quindi preparati, o non lo culi nemmeno di striscio come mi sembra stai facendo, oppure arriveranno quelle domande al bagio. E vabbè, questo era per quanto riguarda quel ragazzo lì di La Spezia, mi sembra, della zona lì, sì, di La Spezia. Che mi piacerebbe anche incontrare, venisse a Livorno e mi contattasse, un caffè ce lo prenderei volentieri perché i giovani mi fa sempre piacere vederli in giro. Quindi sarebbe ancora un altro da detrarre dalla lista, no? Famosa, che mancano, ma ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Il famoso appello, apritevi un canale, è stato mai più ascoltato, per quello è stato fatto un lavoro egregio. Ok, finito l'argomento lì, ritorniamo un attimino sul video di ieri, no? Che ho fatto ieri lì dove noi ci eravamo accordati per venire in soccorso, un aiuto di chi poi avesse avuto bisogno, perché poi c'era anche quelli che magari stavano a casa 10 giorni, non gli davi nulla e finiva lì e la cifra si accumulava, no? Non sempre, tutti i mesi c'erano infortuni, c'era cosa. Poi la somma che versavamo era superiore a quella che davamo, quindi avevamo un fondo, eravamo arrivati a avere diversi soldi. E vabbè, però non era tutto rose e fiori, eh? Non è che era il giardino dell'Eden la ditta lì, no. No, assolutamente, magari non so se è passato come dicono le bravi, non vogliamo far passare il messaggio che era tutto rose e fiori, che era tutto il giardino dell'Eden. No, c'erano mugugni, c'erano che se si faceva male qualcuno che non era ben visto da un altro gruppetto, allora mugugnava, ma lui deve dei soldi? Eh sì, ma quanto starà a casa? Vabbè, oh, vediamo ragazzi, però. Poi alla fine c'era quella coesione, quella osa che veniva, però i mugugni c'erano, c'erano quelli che, oh io mi sono rotto coglioni, non voglio più darle, vabbè, non dar più nulla, oh, sei libero, non è che se sei, qualcuno aveva aderito per il quieto vivere, avrebbe fatto volentieri a meno, però per stare nel gruppo aveva aderito, si vedevano, si percepivano certi atteggiamenti, certe cose. Non è che era tutto rose e fiori, che tutto quello che veniva proposto passava all'unanimità. Sì, bravo, parole sante, condivido tutto. No, no, non era così come in certi, no, che dovrebbero passare.
Non, assolutamente no, non era così. Era un gruppo, sì, coeso, era un gruppo granitico per certe cose, quando c'era. Poi dopo 2 giorni certe cose andavano un po' scemando, ma in tutti i posti, dai. C'erano i gruppetti, c'erano specialmente certe diffidenze su alcuni, no? Quando venivano assunti, magari qualche chiacchiericcio, quello ha fatto nell'altra ditta, ha detto. Poi magari erano chiacchiere cattiverie così gratuite. Cioè, quanta gente, no? Che magari ti rimane sui coglioni così a prima vista e dici, mamma mia, quello io l'ho veramente sul cazzo. Poi magari lo prati dopo un mese e dici, oh, magari io mi sbagliavo, io ero un bravo ragazzo. Come succedeva spesso, è successo, lavorandoci, magari standoci a contatto un paio di giorni, ti accorgevi che magari era stato infamato da qualcuno perché, per come, non si sa come. Ah, questo ragazzi è un lavoro strano, questo, io parlo ancora come se fossi dentro, perché dopo 43 anni non te lo levi più di dosso, il puzzo del camion rimane sempre addosso. Questo è lavoro strano, per rimanere su coglione a uno, da amico a amico, basta che a uno diano un camion nuovo e all'altro no, diventano nemici acerrimi, diventano lobbisti io, ma e si sono perfino sparati, no, per certe cose. Andò a finire sul giornale qualche tempo fa, per un camion nuovo si sono sparati, cioè, quindi un viaggio di traverso a uno e un viaggio di traverso a un altro. Vuol dire tanto, vuol dire tanto. Noi avevamo un tipo che si lamentava su ogni viaggio che gli veniva dato. Un viaggio che gli veniva dato era. Quando lo faceva lui era merda e quando lo facevi te era buono, capito? Se te lo trovavi per strada, lì ti diceva. Cioè lo trovavi la sera al piazzale. Domani dove vai? Domani faccio un esempio, scarico a Milano e ricarico a Torino, ah, buono, ah, non, non, ma, buono. Poi magari quando la sera, domani dove vai? Io vado a Milano e Torino, cioè era, vedo qua come, quando lo fai te è merda, quando lo faccio io va bene? Contentare un camionista è praticamente impossibile, no, l'ho già detto in qualche altro video, contentare un camionista è una cosa impossibile, no? Infatti. C'erano quelli informatissimi su tutto, avevano una cronologia di viaggi di tutta l'azienda, no? Se lui è andato là, ha fatto quello, ha scaricato lì, ha ricaricato là, lui gli danno sempre viaggi buoni, ruffiano di merda, vedi, brava, boh, vabbè, se lo dici te, sarà come dici te. Lui invece è andato lì, è andato là. Poi c'era Velle che come me, come altri, portava una sega dove andavi, cioè io dovevo fare la giornata, a me oggi piango, domani rido, non mi fregava nulla, cioè quando toccava la merda prendevo la merda, quando c'era il dolce prendevo il dolce, logicamente a tutti garba, no? Guadagna tanto e fa poco, però lo sai bene che non è così e allora a quel punto lì mettevi l'anima a pace, io devo lavorare, fondo al mese prendo il mio stipendio, sì, mi basta, mi piace, sì, ok, a posto. Io con la mia scienza sono a posto, a me cazzo me ne frega dove vai te, cosa vai te e cosa. Anche perché poi magari non era nemmeno tutto rose e fiori quello che dicevano loro, no? Certi viaggi, anche, cioè, da noi la differenza, oltre il chilometro la faceva la qualità del servizio, il rimorchio che ti davano, se avevi un telone ti facevi il culo, se avevi un isotermico non facevi un cazzo, un frigorifero non facevi un cazzo. Però c'era dei viaggi, Castiglione delle Stiviere, dove andavamo a caricare papà Barzetti lì, poi è diventato Barilla, poi dopo papà Barzetti un'altra volta, insomma, o meglio, lo Steril Garda o quei posti là, dove sì, era un viaggio buono, ma stavi una giornata lì, cioè a me che cazzo me ne fregava di mettere un telone, io un telone lo mettevo in un quarto d'ora, a me mi portava un cazzo, dammi il telo, metto il telo e mi lavoravo gli occhi, invece di stare 4 ore, 5 ore lì, aspettare che mi amassero per poi mettere la roba dentro il traspallet, cazzo me ne frega, cioè non me ne fregava nulla, erano punti di vista, ognuno poi ci avevamo nostri, no, c'avevi, ognuno, è come cambia le filiali, sì, erano buoni,
per quelli che partivano tardi la mattina, arrivavano la sera a cambiarsi in rimorchio, però c'era poi dei viaggi, cambia le filiali che pretendevano che tu lo imbarcassi, viaggio espresso, certi collettami, cioè i rimorchi alle filiali, su 20 rimorchi che facevano la filiale, 15 li aveva pronti per le 2 del pomeriggio, gli altri 5 li aveva pronti in serata, però se ti arrivavi tutti alla sera, quello si incazzavano, dicevano, ma qui c'è rimorchi pronti, perché non arrivano i turisti? Cioè, quindi loro sapendo quelli che la mattina si alzavano presto e andavano via, davano viaggi a quelli lì. Quelli arrivavano e facevano presto, sganciavano, riagganciavano e venivano a Livorno. Mentre quelli magari arrivavano là alle 3 del pomeriggio, dice, rimorchio bisogna finirlo. Aspettavano il rientro dei camioncini della distribuzione, quando portavano la merce lì, la buttavano dentro, spara la cosa, la fai tutte le bolle. Venivano via alle 7 la sera da Milano, da Padova, da Bologna, da Roma, da dove cazzo avevamo le filiali, e diventava un po' più compiate. Allora bello, ma lui la sera alle 6 è sempre a casa. Sì, la sera alle 6 è a casa perché si è alzato la mattina alle 3, te arrivi all'11 e mezzanotte perché ti alzi la mattina alle 7, cioè il discorso era via. Però sai, a qualcuno era più facile metterglielo in culo che in testa, questo problema. Questo così. Ma a me mi manda sempre nelle ferriere, ti manda nelle ferriere perché te nelle ferriere ci arrivi alle 4. Ci arrivi alle 4 e vieni via all'8, alle 9. Se alle ferriere, se tu fossi uno di quelli che la mattina all'8 scarica, a mezzogiorno ci ha ricaricato, poi alla fine quello ti dice no, aspetta, mandaci un altro, là. Lui facciamoli fare dei viaggi che la sera mi interessa imbarcare rimorchio, perché poi lavoro dei sardi, della Sardegna in generale, era tutto lì, si basava tutto sulla celerità di imbarcare il semirimorchio alla sera, perché nessuno ti obbligava, non c'era un obbligo di imbarcare i rimorchi, però te se lo imbarcavi era meglio per l'azienda, ma era meglio anche per te, perché vuol dire che eri a casa presto. La nave, mi sembra, a parte ci fu un periodo, poi non ci si apriva più nulla, perché le navi, quando ho iniziato io nell'80 lì da Niaddu, c'era il Golfo dei Poeti, la linea del sole, quella lì, il Golfo dei Poeti, il poker che andava una volta alla settimana a Cagliari, e poi c'erano le navi a Piombino. Quando sono venuto via c'era più navi a Livorno che capelli in testa, cioè quindi non sapevi la Moby, la Grimaldi, la Tirrenia, non sapevi più neanche te a che ore partivano le navi. Te ormai avevi preso il tutto entrare, il lavoro lo svolgevi, sì, arrivavi in porto. Quando loro chiamavano, ma stasera a che ore sei in porto? Io alle 6 sono in porto, e allora guarda, mettimelo per. E ti dicevano loro dove metterlo, ovviamente se andava a nord della Sardegna era un po' un imbarco, se andava più giù era un altro, no? Secondo le esigenze avevano loro. E secondo anche la capienza delle navi, perché ultimamente ragazzi, cioè le navi non bastavano più, erano tutte piene, andavano via tutte piene, tutte piene, tutte piene. Un lavoro dove la celerità era tutto, il collettame aveva la precedenza su tutto, andava imbarcato nel limite del possibile sempre, l'alimentare lo stesso, e poi c'era l'industriale, cazzo gliene fregava un carico di mattoni, un carico di ferro, o un carico di come si chiama, di gesso, se arrivava oggi, arrivava oggi, se arrivava domani, cioè non è che era un grande problema. Mentre certi semirimorchi andavano imbarcati, andavano portati giù. Addirittura, come vi spiegavo nel video prima, c'era Piombino, se non ce la facevi, c'era Piombino. Adesso no, adesso non c'era più Piombino, però prima Piombino aveva 3 partenze fino all'11 la sera, e correvi giù a Piombino a portarglielo per un periodo. E lì era un cazzi, dai. No, tutto lì, volevo solo chiarire questa cosa lì, che anche lì poi non è che eravamo da lingua in bocca tutti i giorni, no, c'era gruppetti, c'era rivalità, c'erano contrasti anche lì, però in linea di massima poi ognuno si faceva cazzi sua, perché lì ognuno si faceva cazzi sua, escluso due o tre che avevano quella fissa dei viaggi, no? Ci sono sempre, vedi lì, ma nel mucchio, però poi anche quelli venivano subito
o siano stata gente veterana, no, che era lì da tempo, e poi alla fine dicevo, oh, ascolta, hai rotto il cazzo, ora cazzo te ne frega dove va quello, pensa a far tuo, poi magari venivano rimbeccati, te l'altro giorno sei andato lì, hai fatto lì, alle 4 eri a casa, poi c'era qualcuno che se voleva vedeva anche quello, cioè cieco non eri, perché poi quando rientravi in piazzale i camion c'erano, le vedevi, cioè allora... Io se faccio finta di non vederle perché non me ne frega un cazzo e se ne parla, se poi vuoi rompermi i coglioni allora parliamone e diciamo no, le cose me vanno. E c'erano anche di quelli che poi ti prendevano e ti dicevano ascolta, oh, amico ha rotto il cazzo e se non ti va più bene, ma te lo dicevano fra colleghi, non è che il capo, lì funzionava così, lì venivano e dicevano ascolta, via così, è inutile tu rompi i coglioni. E se ti danno i viaggi lì è segno che devi fare quei viaggi lì. E poi andiamo a parlare, se poi uno si incancrenivano, non è mai successo che addirittura rompivano coglioni, qualcuno andava a parlare, come mai a quei ragazzi li dai sempre per viaggi, ma e lui ti faceva vedere il programma e diceva oh, guarda, non è vero un cazzo, l'altro giorno l'ho mandato lì, c'era disponibilità, c'era apertura, a fare il programma erano due, a fare l'imbarco erano due, cioè c'era personale, c'era gente, non è che era uno impiccato e faceva chissà cosa, l'azienda era grossa, era una che fatturava più di tutti, quando su tutto trasporti a fine anno usciva la classifica De Osi, fatturava fra le prime 10 che c'è, l'assoluta in Sardegna, l'assoluta, poi per quell'epoca, per l'epoca prima dell'euro, prima della 561, a quella adesso poi non lo so, non l'ho più visto. Quei tempi lì era fra le prime 10 aziende in Italia, con l'asterisco specificando che tale azienda faceva trasporti esclusivamente da e per la Sardegna. Noi non caricavamo in giro, noi facevamo le triangolazioni, io scaricavo a Milano e ricaricavo a Varese per la Sardegna, non caricavo a Varese per Lucca, Firenze, Pistoia, Prato o Genova, no, noi da e per la Sardegna. Vabbè ragazzi, adesso mi vado a lavare perché ho preso un po' di sale, dai, io che so vi devo dire, lo volete un bacione? Sì, bacione ve lo do. No, dai, non ve lo do. Sì, ve lo do. No, no. Sì, ve lo do. No, ma che cazzo. Bacione. Ciao.